Covid in primo piano. Andremo con il nostro inviato Massimo Profeta a Chieti, dove al Santissima Annunziata sono stati inaugurati dei nuovi posti letto nel reparto della rianimazione, posti che sono utili oggi in tempo di Covid, ma che preciserà poi l'assessore, saranno naturalmente utili anche dopo per potenziare la struttura. Ma nell'occasione della visita dell'assessore Berì proprio nel Policlinico Santissima Annunziata di Chieti, Massimo Profeta ha colto appunto questa occasione per rivolgere alcune domande all'assessore. In particolare, quello che vogliamo sapere, e chiedo proprio a Massimo che è in collegamento in diretta, manca solo l'ufficialità, diciamo, della zona gialla, ma non dovrebbero esserci dubbi, giusto Massimo? Buongiorno. Sì, assolutamente, grazie Marina, buongiorno a te, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in visione d'ascolto. Sì, manca solo il crisma dell'ufficialità, l'unità di crisi comincerà questo pomeriggio alle 16, del resto i segnali di miglioramento ci sono su tutti gli indicatori, è sceso l'indice RT 0,84 contro 0,92 della scorsa settimana, è calata anche la pressione ospedaliera, diminuiscono i focolai. Noi ci troviamo davanti all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove, dicevi bene da studio, è stato inaugurato oggi il reparto di rianimazione, per la precisione 7 posti letto che tecnicamente sono i più complessi. In totale sono 18, era presente anche naturalmente il direttore generale della ASL Chieti Lanciano Vasto, Thomas Schell, e come dicevi da studio l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, con la quale abbiamo parlato anche di un tema caldissimo, quello legato alle vaccinazioni. Possiamo ascoltare l'assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì. Nicoletta Verì, assessore alla sanità della nostra regione, questo è un grande momento, no? L'inaugurazione del reparto di rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Sì, si conclude il potenziamento della rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata. È importante questo momento perché portano quelle che sono le risposte avanti, portiamo, che noi abbiamo dato durante il periodo della pandemia, ma soprattutto questa attivazione di questi posti non servirà solo in questo momento critico, ma saranno importanti anche per le altre patologie. Quella di oggi è una giornata decisiva, Abruzzo verso il giallo, la cabina di regia nazionale valuterà tutti i dati, questa sera sarà ufficializzata questa notizia, assessore? Sì, aspettiamo le risposte della cabina di regia, i nostri indicatori, così come lo erano già da altre settimane, sono indicatori che vanno a definire zona gialla nella nostra regione, vuol dire che sia le misure restrittive ma soprattutto una prevenzione che si è basata sulla possibilità di effettuare i tamponi e di portare avanti una campagna di vaccinazione sta funzionando. Stiamo aggredendo anche quando si presentano dei piccoli focolai attraverso gli screening di massa, in modo particolare rivolte nell'attività scolastica. Comunque il trend è in continuo miglioramento su tutti gli indicatori, come diceva poc'anzi lei, facciamo il punto anche sulle vaccinazioni, l'obiettivo 15.000 al giorno. Sì, è il nostro obiettivo, l'abbiamo presentato come cronoprogramma ai ministeri, e quello che è importante in questo momento è avere le dosi di vaccino, perché abbiamo delle strutture dislocate nella nostra regione, sia nelle sedi hub, nelle sedi SPOC, ma soprattutto in unità mobili, in modo da arrivare sempre di più in una prossimità dei nostri corregionali. Firmeremo degli accordi, così come in itinere, con i farmacisti, con altri professionisti, con altre, tutti i membri sanitari, in modo da poter ampliare quella che è l'unità di vaccinazione. Un appello e chiudiamo a tutti i cittadini, come ha fatto già il Ministro della Salute l'altro giorno a Teramo, servono prudenza e pazienza. Ma guardi, sono due elementi che i nostri corregionali hanno, due elementi importanti, prudenza e pazienza, però è anche vero che siamo, così come gli indicatori ci stanno delineando, verso l'uscita da questo tunnel, da questa realtà che purtroppo ha coinvolto in maniera non solo sanitaria ma anche socio-economica la nostra regione. Bene Massimo, so che tra l'altro nel pomeriggio, a dir la verità fra non molto,
Sarai presente alla riunione del venerdì della cabina di regia regionale, insomma l'unità di crisi regionale, sì. E quindi poi nel TG della sera con il collega che ti ascolterà riferirà insomma cosa si è detto, giusto? Sì, sì, assolutamente. Insomma, aspettiamo, ripetiamo la notizia ufficiale da parte anche del Presidente Marsilio che ascolteremo dopo l'unità di crisi che comincerà, lo ripetiamo ancora una volta, alle ore 16. Insomma, il trend è in netto miglioramento, quindi l'Abruzzo tornerà dopo alcuni mesi in giallo, a partire però da lunedì, salvo sorprese che ci sentiamo di escludere al momento, insomma. Marina. Sì, sì, escludiamole anche per essere, diciamo, portare bene, ecco, per così dire. Grazie Massimo Profeta con Diego Martelli da Chieti.